I fili raccontano in molti modi, la vita assomiglia a un filo, il filo si svolge come una storia. Così viene spiegato dall'Associazione Meridiana Time, Banca del Tempo di Fiumefreddo di Sicilia, il progetto che ha messo a punto e che è iniziato a partire dal mese di maggio, mese dedicato al libro, mette a disposizione di tutti quanti i cittadini testi da leggere che si potranno prendere liberamente in prestito, scambiare e mettere a disposizione a titolo gratuito, per diffondere il valore del tempo, della cultura, della lettura e della condivisione. Ma sentiamo delle parole del presidente di Meridiana Time, Anna Ferreri, come nasce l'idea del filo di Arianna, come funziona e quali sono le sue finalità. Noi come appunto, associazione siamo tutti i mercoledì pomeriggio in biblioteca, quindi anche per incentivare la lettura, appunto il filo d'Arianna perché vogliamo, grazie al libro, riuscire a legare un filo, appunto tramite un filo, a legare delle relazioni con le persone, appunto. Noi abbiamo dislocato in varie attività del paese dei testi che chiunque cittadino può prendere, leggere e portare o a noi presso lo sportello informativo oppure in biblioteca. Quindi appunto per creare appunto rete, che è diciamo, la finalità delle banche del tempo, a cui ambiscono appunto tutte le banche del tempo. Chi ha a disposizione dei testi che magari a casa inutilizzati può portarli a noi tranquillamente o portarli in biblioteca, perché noi appunto come associazione siamo presenti in biblioteca, quindi anche per popolare la biblioteca invogliamo le persone anche a prendere i libri.